I più piccoli atenei del mondo accoglie infatti appena un centinaio di ragazzi l'anno fra lettere e scienze. Quasi metà di loro diventeranno ricercatori. Da qui sono usciti, oltre a decine di grandi studiosi, 3 presidenti del Consiglio, 2 presidenti della Repubblica e ben 3 premi Nobel, uno ogni 1700 laureati. Nessun'altra università del mondo può vantare un record simile. Ma qual è il segreto di questa straordinaria fabbrica di talenti? Esagerando, ma non troppo, è che alla normale si fa tutto il contrario di quanto avviene nel resto dell'università italiana di oggi. Qui si entra solo per esame, ma non si fanno quiz e non si chiede il voto di maturità. Attraverso un colloquio si cerca di capire qual è la capacità di ragionare e di produrre nuove idee di un giovane, non quanto ha studiato. Una volta dentro, però, il normalista studia moltissimo, almeno il doppio rispetto a un altro studente universitario. Innanzitutto deve seguire i corsi dell'Università di Pisa, superando subito tutti gli esami con la media di almeno 27 senza mai prendere meno di 24. Nel resto dell'università italiana, invece, si laurea solo un iscritto su 2 e solo un laureato su 10 arriva al traguardo in tempo. Il normalista deve inoltre seguire i corsi interni e passare i relativi esami, partecipare a seminari in cui è spesso chiamato a far lezione lui stesso e studiare 2 lingue. Lo studio alla normale è fatto anzi soprattutto di ricerca e si comincia prestissimo. Questo ragazzo, ad esempio, cerca di fabbricare microsensori aggiungendo un atomo alla volta per applicazioni che vanno dalla scoperta di esplosivi e sostanze tossiche all'analisi rapidissima di campioni biologici. Questa ragazza studia il modo in cui le esperienze della vita modificano la struttura del nostro cervello. Quest'altra lavora ad una nuova cura per le malattie genetiche. Ma c'è anche chi si occupa di informatica applicata ai beni culturali, di archeologia, di storia, di linguistica o di arti visive. Lo scopo è sempre lo stesso: formare menti capaci di affrontare i problemi in modo critico e creativo, quindi di risolverli e produrre nuove conoscenze. Un'attitudine utile in qualsiasi campo. Il presidente Ciampi, ad esempio, studiò qui filologia classica, l'analisi degli antichi testi greci e latini. Nelle altre università, invece, la maggioranza si laurea oggi senza essersi mai misurata con la ricerca. Ma c'è anche un altro segreto. Più che a un'università, la normale assomiglia a una bottega rinascimentale. Anziché frequentare aule affollate e parlare con i docenti quasi solo all'esame, il normalista entra in una comunità di 10-12 allievi raccolti attorno a un maestro, nella quale passa quasi tutto il suo tempo, dando il proprio contributo al lavoro di ricerca comune. Proprio perché lo conosce così bene, il docente gli chiede sempre qualcosa in più di quello che può dare, in modo tale che si esprima sempre al massimo delle sue possibilità. Tutto il contrario rispetto al resto del mondo universitario, dove il nuovo sistema dei crediti stabilisce il massimo che uno studente dovrebbe imparare, anziché il minimo. Non solo. Attraverso la vicinanza con il professore, il normalista assorbe senza accorgersene anche l'entusiasmo, l'apertura mentale e il gusto per la competitività, sana perché basata sul merito, per la ricerca migliore. L'impatto internazionale della ricerca fatta alla normale è infatti quasi 10 volte più alto rispetto alla media dell'università italiana, nella quale i docenti non vengono selezionati in modo altrettanto rigoroso. Per aprire davvero le loro menti, la scuola offre poi ai suoi allievi frequenti visite di ricercatori stranieri, soggiorni presso i migliori centri di ricerca internazionali, partecipazioni a congressi. Il tutto, come anche vitto, alloggio e iscrizione, gratuitamente. Cose impensabili nelle altre università, drammaticamente sottofinanziate. Nell'epoca dell'università di massa, la normale di Pisa può sembrare un lusso fuori dal tempo. Invece è proprio oggi che super università come questa si stanno moltiplicando nei paesi avanzati come in quelli emergenti. La Cina, ad esempio, ha fondato una serie di atenei che si chiamano proprio Normal University. In un mondo in cui ogni settore vive una straordinaria gara a chi inventa prima, di meglio e di più, per vincere non basta migliorare l'università, cosa che peraltro non stiamo facendo. Servono anche talenti fuori dal comune.
Il problema quindi è che l'Italia, di super laureati così, ne produce troppo pochi, quasi come ai tempi di Napoleone. Solo un laureato su 10.000 circa esce da un'università come questa, mentre dovrebbero essere molti di più. I giovani brillanti da coltivare non mancano di certo. I cavalieri di oggi sono infatti le persone più preparate, perché la forza di un paese è ciò che loro sanno o sanno fare. Con la differenza, rispetto al mestiere delle armi nel passato, che la conoscenza di pochi non si aumenta a danno degli altri, ma a beneficio di tutti. Per questa sera finiamo qui, grazie per averci seguito. Ecco quello che stiamo preparando.